Buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia, che si apre con l'allerta meteo che è stata prolungata dalla Protezione Civile fino alla giornata di lunedì. Per tutti i dettagli in collegamento Francesco Cangiotti di geometeo.it. Dopo questa lunga fase di tempo anticiclonico che ha caratterizzato il mese di novembre, in queste ore è in atto un deciso cambio del tempo per l'arrivo di correnti fredde dal nord Atlantico. Queste correnti fredde nel corso della nottata odierna e nella mattinata di domani determineranno un sensibile calo delle temperature e anche l'arrivo della prima neve sulla nostra dorsale appenninica, localmente anche a quote medio-basso collinari, quindi oltre i 500-600 metri. Domani mattina le colline e le zone appenniniche potranno svegliarsi con un leggero velo di neve. Le temperature appunto tenderanno a diminuire portandosi al di sotto della media con venti moderati dai 40 nord occidentali. Anche la prossima settimana sarà all'insegna di condizioni invernali e con instabilità diffusa, con ancora piogge sparse e qualche nevicata ancora sulle zone appenniniche, però a partire dai 700-900 metri di quota. Un cinquantenne di Pesaro, artigiano, è stato arrestato dalla squadra mobile di Pesaro per violenza sessuale su una ragazzina di 13 anni che avrebbe anche tentato di indurre a prostituirsi insieme a lui. Ci siamo trovati di fronte a una tredicenne che aveva subito delle molestie pesanti da parte di un cinquantenne e la sollecitazione ci è venuta dalle amichette più grandi che avevano capito la gravità della situazione. Ecco, l'aspetto più delicato e complicato dell'indagine è stata quella di mettere a fuoco la verità dei fatti, isolarli e poi colpire il responsabile. La ragazzina e una sua amica di 16 anni frequentavano da circa 3 mesi il cortile antistante, la bottega dell'uomo che aveva messo a disposizione delle giovani il suo PC per navigare in internet, il collegamento wifi, e regalava loro piccole somme per comprare dolci e bibite. A poco però le attenzioni del cinquantenne si sono concentrate in maniera particolare sulla ragazza più piccola. Le rivolgeva attenzioni di natura sessuale, palpeggiamenti, carezze e baci, offrendole anche denaro, 5-10 euro, con la proposta di appartarsi insieme a lui. La tredicenne è riuscita a sottrarsi, poi è andata con l'amica più grande in questura a raccontare tutto quanto. Gli agenti della sezione specializzata in crimini contro i minori hanno identificato e denunciato l'adulto alla procura. L'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. I genitori della tredicenne erano ignari di tutto. Sono reati molto subdoli perché molto spesso in questi casi la vittima si sente in qualche modo, si autocolpevolizza, si sente in parte responsabile perché magari come in questo caso non c'è stata una violenza, il codice la riconosce come tale, ma non c'è stata una violenza fisica, il minore si sente sempre in parte un po' in colpa per quello che è successo. Invece come anche il codice ribadisce, in questi casi soprattutto per i ragazzini sotto i 14 anni non si può parlare di corresponsione, di corresponsabilità assolutamente, cioè la responsabilità è unica e quindi bisogna convincere di questo anche il minore, questo molto spesso è difficile. E adesso parliamo invece di un cinghiale che è stato notato ai passeggi tra l'argine del corso d'acqua e la recinzione metallica del parco. Così alcuni passanti hanno chiamato la polizia per paura che l'animale potesse combinare qualche guaio, soprattutto alle persone. In molti ricorderanno ancora la tragica morte di un uomo di 76 anni avvenuta nell'agosto scorso, attaccato da un cinghiale fuori dalla propria abitazione nelle campagne di Cefalù, in provincia di Palermo. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver notato il mammifero di 80 kg di peso attraversare la strada in via Canale Albani di fronte al distributore di carburante e poi da lì risalire fino al centro città lungo i viale Mazzini per poi ritornare verso il distributore dove l'animale è stato abbattuto con alcuni colpi di pistola dagli agenti della polizia. La carcassa è stata poi recuperata grazie all'intervento dei vigili del fuoco. La polizia ha individuato e segnalato alla procura di Pesaro 2 militanti di Forza Nuova residenti a Fano, sospettati di aver affisso i cartelli con le scritte War Zone Islamic davanti ai centri islamici e alle moschee di Pesaro, Fano e Fossombrone. Rischiano ora un'incriminazione per istigazione all'odio religioso e razziale. Sempre nella notte fra il 19 e il 20 novembre Forza Nuova aveva rivendicato di aver attaccato altri cartelli davanti al Duomo di Fano e a varie chiese della provincia. Il movimento di ultradestra aveva compiuto blitz analoghi in varie città italiane.
Celebrazioni a Fano e a Pesaro per la Virgo Fidelis, la patrona dei carabinieri. Una ricorrenza che risale al 1949, quando Papa Pio XII proclamò ufficialmente la Madre di Gesù Virgo Fidelis, patrona appunto dell'arma, fissandone la ricorrenza al 21 di novembre, data in cui si celebra la liturgia della presentazione di Maria Vergine al Tempio. Due le celebrazioni in programma oggi in provincia di Pesaro Urbino, una al mattino nel Duomo di Pesaro con l'arcivescovo Piero Coccia, cui si riferiscono queste immagini, e l'altra nel pomeriggio a Fano nella cattedrale con il vescovo Armando Trasardi. Domenica 22 novembre, festa di Cristo Re dell'Universo, nella chiesa di San Giuseppe al Porto di Fano si celebra e si fa memoria di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Alle ore 17 sarà celebrata la messa accompagnata dall'orchestra di fiati Fanon Fortune, diretta dal maestro Sauro Nicoletti. Alle ore 18 seguirà il tradizionale concerto di Santa Cecilia. Prende il via Sapori e Aromi d'Autunno, il salotto del gusto, domani domenica 22 novembre e domenica 29. La manifestazione, nata nel 1988, è giunta quest'anno alla sua 28esima edizione e continua a mettere in vetrina le squisite eccellenze marchigiane, i migliori prodotti della regione e i commercianti più qualificati. Una breve di sport per ricordarvi soltanto che domani il Fano incontra in casa il Campobasso, inizio alle 14.30, la partita integrale la potrete invece seguire con la telecronaca di Sergio Catalani lunedì sera dopo il telegiornale. Io mi fermo qui, questa edizione flash di Occhio alla Notizia del sabato è finita, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana.